In un'occasione, una persona che conosco, tra l'altro in chat, mi ha chiesto: ah, ho visto che ti occupi di arti terapie, che cosa sono le arti terapie? Ora, in una disciplina sulla quale ci sono interi tomi per dare delle definizioni, potete immaginare quanto facile sia rispondere in una chat. E così ho risposto in questo modo. Le arti terapie sono esattamente quello che lei pensa, ma non soltanto. Ecco, mi sono riservato in quell'occasione di ampliare il concetto e mi piace adesso farlo in questa circostanza. Anni fa, quando iniziavo la mia esperienza di direttore di RSA, potei notare che una signora affetta da Alzheimer aveva una reale repulsione nei confronti di un operatore. Cioè, aveva un ottimo rapporto con tutti, si lasciava avvicinare, accudire, coccolare, imboccare anche da tutti gli operatori, tranne che da uno. L'operatore venne da me e mi chiese: ma come mai Ivo non riesce in nessun modo a fidarsi di me? E di là iniziamo un percorso. Un percorso che poi ha visto coinvolti anche i suoi colleghi e che riguardava le modalità di comunicare, cioè quei segnali segreti che noi mandiamo attraverso la nostra comunicazione, che forse per assurdo potrà sembrare a qualcuno, persone che hanno dei grandi limiti e delle grandi compromissioni invece decodificano molto prima. Abbiamo fatto un percorso di formazione attraverso le arti terapie. Abbiamo utilizzato il linguaggio plastico-pittorico, il linguaggio della musica, attraverso cui abbiamo potuto riflettere sulle nostre modalità troppo direttive, troppo autoritarie di parlare con gli altri, di comunicare con gli altri, che spesso e volentieri creano delle grandi barriere. Ecco la forza delle arti terapie. Su cosa si basano allora? Si basano sulla scoperta della creatività come canale di comunicazione con l'altro e di valorizzazione delle altrui risorse. Operare con le arti terapie con una persona con disabilità, ad esempio, non permette di intervenire sulla disabilità, ma sul deficit relazionale che comporta la disabilità. Per cui l'intervento condotto da un arti terapeuta con una persona disabile mira a valorizzare le sue risorse emotive e creative per creare insieme uno strumento di comunicazione alternativo a quello della parola, perché spesso potrebbe essere cortocircuitato o inibito. Prendiamo ad esempio i pazienti d'Alzheimer. Un paziente d'Alzheimer o un paziente psichiatrico spesso non usa in maniera congrua la parola, ma la domanda è: in che modo si può esprimere? Si può esprimere attraverso le emozioni che, per fortuna, tranne in pochissimi casi, sono integre anche in pazienti che possono essere trattati semplicemente come persone, non da curare, ma di cui prendersi cura, valorizzando appunto gli strumenti espressivi. Ecco che un paziente d'Alzheimer, ascoltando una canzone significativa o suonando insieme con gli altri componenti di una struttura in cui si trova ricoverato, si emoziona, ricorda dei momenti della sua storia passata, perché è così. È vero che la memoria è gravemente compromessa, ma sappiamo che il paziente d'Alzheimer perde prima la memoria più recente, ma conserva ancora una memoria della sua famiglia d'origine. Allora ascoltare un brano gli permette di emozionarsi, di ricordare i primi momenti della sua vita. Naturalmente questo quando siamo alle prese con una patologia ancora non particolarmente severa. E dal momento che i linguaggi della musicoterapia, della danzaterapia, dell'arte terapia, della teatroterapia, sono dei linguaggi che permettono attraverso la creatività di dare forma a emozioni per comunicare, ogni contesto di relazione può ospitare le arti terapie. Per esempio, nella scuola, laddove certamente non c'è bisogno di terapia, ma di sicuro un sostegno non verbale che aiuti il comparto pedagogico all'insegnamento dei precetti educativi per i bambini diventa importante.
Un esempio su tutti. Oggi nella scuola si parla molto dei disturbi d'attenzione e da iperattività. Sono anche diagnosticabili, per cui è un disturbo a tutti gli effetti che viene ricondotto ad una chiara patologia. Bene, quanti di voi, se sono degli insegnanti o genitori, riescono ad avere il silenzio dei propri studenti o dei propri figli semplicemente imponendolo? È una cosa molto difficile. Ma se ci si arriva attraverso il gioco, per esempio usando la musica, in cui la pausa diventa il silenzio, il bambino che accetta il gioco e accetta la figura musicale come parte del gioco, pian piano inizierà ad inglobare anche il concetto educativo del silenzio. E se nasce e si radica il concetto educativo del silenzio, nasce il concetto del rispetto, nasce il rispetto dell'altro, nasce la comunicazione con l'altro. L'integrazione, la comunicazione efficace con tutti gli altri componenti di un nucleo classe, ad esempio, diventa uno degli obiettivi che attraverso un laboratorio di musicoterapia è possibile perseguire. Idem per i contesti differenti, contesti formativi. Ci formiamo scoprendo attraverso le arti terapie e quindi giocando con l'arte, la creatività, con i materiali, quali sono le dimensioni emotive della comunicazione per migliorare il rapporto con i nostri colleghi, per acquisire degli strumenti di lavoro se lavoriamo con i bambini, con dei portatori di handicap oppure con degli anziani. Oppure nel carcere, laddove io ho condotto delle esperienze che sono durate anche parecchio tempo, il lavoro era valorizziamo le emozioni, quelle dell'altro, per scoprire cosa sente l'altro se io sono responsabile di una mancanza nei suoi confronti. E quindi il linguaggio implicito è scoprire i valori della relazione, i valori positivi, per cui acquisire attraverso un linguaggio analogico, quindi non verbale, attraverso una comunicazione di senso che bypassa il linguaggio della parola, con cui noi in realtà siamo anche nella possibilità di mentire, quindi utilizzando un linguaggio vero, quello delle emozioni, per acquisire, se siamo dall'altra parte della barricata, per insegnare dei precetti fondamentali per l'acquisizione di nozioni.